Arriva anche il nostro filosofo e saggista preferito Diego Fusaro. Ciao Diego, ben ritrovato. Caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Come sempre noi commentiamo l'attualità e ce ne sarebbero di cose da commentare, però cerchiamo anche di tirarci su con un sorriso. Ha fatto sorridere qualcuno, indignare anche parecchi, la scelta del presidente Meloni appunto di farsi chiamare il presidente, non la presidente, la presidentessa, insomma c'erano diverse varianti, e lei ha ribadito solennemente dicendo: a me me ne importa poco, io sto pensando alla sostanza, voi pensate pure alle parole. Però qualcun altro ha detto anche le parole sono importanti, quindi tu che cosa ne pensi, Diego? Sembrerebbe a tutta prima una questione politica, ma in realtà l'ortografia, la grammatica e la sintassi sono pre-politiche, sono qualcosa che non riguarda la politica, e quindi in realtà si dice il presidente. Del resto in passato basta vedere anche i documenti ufficiali, ad esempio Nil De Iotti figurava come il presidente Nil De Iotti, quindi grammaticalmente, ortograficamente nella lingua italiana si dice così. Poi se vogliamo discutere anche della grammatica e dell'ortografia possiamo sicuramente farlo, quindi qui è una questione assolutamente prepolitica. Mi stupisce, devo dire la verità, vedere che nel bel mezzo di una guerra mondiale, con gli italiani che faticano ad arrivare a fine mese, i lavoratori che sono suppliziati, le piccole imprese che sono martoriate da tutto ciò che sta accadendo, il dibattito politico si abbassi al livello di discutere appunto se si deve dire il presidente, la presidente o magari anche la presidentessa. È veramente un livello al quale non vorremmo mai giungere, invece siamo giunti, purtroppo è così. Ma tra l'altro fa sorridere sentire una parte di quella che io chiamo la new left dell'arcobaleno, che ormai non si batte più per cambiare la realtà e allora, riconoscendo la propria impotenza, cambia la grammatica, fa la guerriglia degli asterischi, la lotta dello schwa e le battaglie partigiane per la declinazione al femminile. Ecco, sarà una battaglia dura adesso, perché stanno già inneggiando al pericolo del ritorno del fascismo. Me li immagino già che abbandonano le ZTL urbane di Milano, dei Parioli, che vanno in montagna a fare la guerriglia partigiana. Resta da capire se andranno a Courmayeur o a Cortina d'Ampezzo. Infatti verrebbe da pensare, come ha risposto la Meloni, non che le parole non siano importanti, io stessa credo proprio che a volte le parole plasmano la realtà, quindi magari se ne potrebbe anche parlare, ma non come priorità. Cioè, come priorità magari vediamo se fa cose giuste, vediamo se riuscirà questo nuovo governo, quindi non solo la Meloni ma tutti quanti, a farci arrivare a fine mese senza dover rinunciare a un piatto di pasta sulla tavola o a riscaldarci. Quindi diciamo che le priorità a livello italiano, ma poi a livello internazionale, sono tantissime. Tra l'altro, dato che giustamente si dice non ha ancora agito questo governo, non possiamo giudicare le azioni, giudichiamo le parole. Ecco, se proprio vogliamo giudicare le parole, possiamo giudicare criticamente la presa di difesa ulteriore dell'Ucraina e della guerra atlantista che si svolge là, possiamo giudicare la presa di posizione a favore dell'Unione Europea e del suo apparato tecnocratico. Su questo possiamo discutere e sono questioni serie, ma parlare di asterischi qua e la presidente, la presidentessa o il presidente davvero ci proietta in un dibattito politico di livello davvero bassissimo, purtroppo. Perfetto. Ragazzi, se volete approfondire il pensiero di Diego Fusaro, leggete i suoi libri, tra cui Golpe Globale, Capitalismo Terapeutico e Grande Reset, edito da PM. Diego, so che domani sarai live da qualche parte, vogliamo invitare tutti a raggiungerti, chi volesse. Sì, domani sarò a fare un evento filosofico a Bergamo, e invece nella zona delle Marche il 3 novembre sarò a Civitanova Alta presso David Sarte per parlare di filosofia e arte. Quindi il 3 novembre a Civitanova Alta, trovate tutto sulla mia pagina Facebook o su Twitter, anche sul mio Twitter. Perfetto, grazie mille, a domenica prossima. Grazie, un caro saluto da Diego Fusaro. Radio Linea numero 1, perfetta in radio, in TV o sul tuo smartphone. Radio Linea numero 1, la radio che ascolti e vedi.